Ponte. Oi. Applauso per Ernesto Maria Ponte. Vi dico anche un'altra cosa, dai. Stasera, oggi, su questo palcoscenico, questo gentile signore festeggia con voi e con noi, si può dire? 42 anni. Auguri! Beh. Auguri! Accadrà più avanti, non lo so. Allora, che mi volevi dire? Perché mi stavi dicendo una cosa quando eravamo nel camerino. Poi parlavi che sei stato in Australia. Sono stato in Australia, sì. Sono stato in America. Appena mi dici in Australia, mi viene un proprio, come si dice, proprio, ma mi sai giglia. Ma perché? Perché? Perché penso, come se ci arrivare in Australia? Ci si arriva solo con l'aereo e guarda, ci sono 22.500 chilometri ad andare e 22.500 chilometri ovviamente a tornare. Con l'aereo? Sì. La prossima volta l'accompagno con la macchina. Ma cioè, non ci arriviamo con la macchina, anzi ne approfitto per salutare tutti i siciliani che vivono in Australia. Ma come fa? E Giuseppe Guglielmino dell'associazione Trinacria che ha organizzato il nostro tour. Poi parleremo dell'America martedì. Allora, io già per andare a Roma in aereo ho i miei grandi e sani problemi. L'aereo, il mezzo più l'aereo è comodissimo, l'aereo parte alle 8 da Palermo, da Catania alle 9 a Roma, è comodissimo, parte alle 8, alle 9 a Roma, è comodissimo, parte alle 8 e tal su sarei 5. Arriva all'aeroporto rincoglionito con l'occhio a bambinetta, dice ma che aeroporto, ci anzettavo, boh, c'è ore prima, devi fare il check-in se non si fottono posto, fateci caso che all'aeroporto fanno un check-in e si assettano, non sanno cosa fare, appena uno su si piglia l'iniziativa, tutti lo seguono, io non mi sa facile. E lui sa che non va, dice, ma che è questo bordello canale, giustamente? Poi ti chiamano il volo, e c'è una grandissima pigliata per fissa, che è un pulmino, che dall'aerostazione ti porta all'aereo, ci sono anche gli imbarchi immediati, ma ancora c'è il pulmino, che ti confonde le idee, ti distrae. Una volta una signora anziana, forse era la prima volta che pigliava l'aereo, anche io non ho pulmino, a me dai, c'è chiedo scusa, ma non si volava. Sì, perché poi molte volte, anche per fare 200 metri, ti fanno fare un giro incredibile, è vero. Cioè, ma la prossima volta devi pigliare la salsa, ma faccio con polvere direttamente. Poi sali sull'aereo e ti vuoi rilassare. Ti stai rilassando, ti sei completamente rilassato. Appena sei bello che è rilassato, ci sono le hostess che fanno il loro dovere. Ti fanno scantare. T'hanno a dire sulle uscite. Well, next year fine, just in time, oh boy. Già ti dicono come amore, tu morirai da bagno, tu morirai scolato, tu morirai da sotto a catenere mie, che a te, next year fine, just get, oh boy, moglie boy, paese boy, I'm fine, aereo Palermo, Catania, buongiorno, well, hanno a parlare in non lo sopporto, una volta me ne sono andato a Lampedusa, eravamo 7 sull'aereo, a febbraio a Lampedusa non c'era nulla, 7 sull'aereo, chi well, e next, mi sono ah, che ma chi cornuto un mese, cazzo, Lo devono fare. L'annuncio in inglese ci vuole. Next year fine, same time, oh, ma che mi dicono sulle uscite? A che fa seccheremo? Mi atto! Dice no, ci sono i salvagenti. Io stavo con pensiero io. Dove sono i salvagenti? Sotto sedile, ma ruotali! Ora tu pensa, mentre stai precipitando, ma questo è fottuto salvagente mio, tu? Ora chi ricombattendo con salvagenti? Ma sai che ti picchi per forza a mare a mancare? E si chiamano una montagna, se mi ha fatto scogli scogli, è così. Ma dai! Hai ragione, guarda. Non ti posso contraddire. Salvo. Non ti posso contraddire. Ma tu ne vai in Australia, il salvagente lo puoi indossare dentro l'aereo mobile, ma lo devi gonfiare fuori l'aereo mobile. C'è una levetta, se non funziona, c'è a pompiere. Vedi chi gioca tu da ricordare mentre stai morendo? Cioè tu immagini? Ehi comandante, chi vi parla? Stiamo precipitando. E tu sei nata chi insomma dalla sera? E io non vedevo l'ora! Cioè comandante, stiamo precipitando. Dico salvagente, tu non chi sto, no, chi sto, oh mio, fa! E già sono primo muerto. Ora va bene, vai via, non salvagente, mettito! Non lo conterà se non ti può muovere, no! E no, dalle vetta, mica funziona! E siccome screpentato in terra, però c'è la pompetta a munca. Diventa una cosa pazzesca.
ma io voglio sapere, ma tante altre cose. Ma se poi una volta in volo c'è sempre un comandante che ti parla. Fate su, bim bom, è il comandante che vi parla, bim bom, è il comandante che vi parla, bim, ma guidami ci parla! Non si può parlare a chi di l'autobus e tu ti metti a fare discorsi! Ma chi me l'ha detto? Comandante che vi parla, stiamo volando a 20.000 piedi. No, belle notizie, camisera, niente cose giuste. Comandante che vi parla, la temperatura fuori di 20 gradi sotto lo zero. Sentite, non si può nescere che c'è freddo. Chi me farà passare da minuto? Una volta l'ho sentito con le mie orecchie. E il comandante che vi parla, in caso di emergenza, rompere il finestrino. In uno di questi aerei, questi proprio, questi charter, rompere il finestrino. Siamo scioccati. Ne votammo tutte verso finestrino e vettimo finestrino. Ne vota corrompi, che fai? Ti picchi l'ultima sciatata, che fai? Certo, ci pensi. Dai il tuo braccio, lo butto il mio braccio in lì, oppure lì sta a testa, ehi, lavatemi, che stiamo carini, non lo hanno. No, ma mi dico, poi veramente, a cosa ti servono le cinture di sicurezza? Guai se non te le metti, io sapevo tranquillo, basta l'hostess, c'è tolto, a lasciare la cintura. Allora, c'è la cintura, dice, ma a che serve? Come, puta a caso, puta, vuoi mettere chi care e muore, chi fa amore senza cintura? Sì, giù l'aereo si va schianta contro una tumore attaccato dopo, insomma, non puoi stare col sedile ribaltato, appena ti metti il sedile ribaltato così passa l'ossis, non può stare così perché dobbiamo decollare. E io che faccio con Giappiso? Ma dico io, ma poi ti fanno le cose più assurde. In caso di emergenza la maschera d'ossigeno si metterà in funzione automaticamente. Indossatela. Una volta indossata, se il vostro compagno di viaggio è in difficoltà, aiutatelo. Io metto solo per non avere camorrie. Può muovere così. La prossima volta pezzi con l'amici. Oh, anni e anni. Devo fare vedere un marchio, ma dico, ma questo lo sappiamo tutti, lo vediamo. Ma anni e anni di viaggi in aereo e a non capire chi era il suo sacchietto. Non lo capivo, allora ho chiesto, senta, mi scusi lei, che cos'è, steward e hostess? Chi dovrebbe mi disse, hostess. Può succedere. Lo stesso, vabbè, ma non c'è niente di male. Lo stesso. Vabbè. E allora ho detto, senta, ma a che serve? E allora io guardandolo, vedendo anche il marchio all'Italia, dice, pensavo, vedete che sono in crisi e se mi sarà a vendere uova. Non lo so, tutto può succedere. Allora ho detto, questo serve nel caso in cui lei dovesse andare a Palummo, allora dice, può rimettere tutto nel contenitore. Ora io penso, uno capette l'indomani Pasquietta. E sta mangiato, non so a Catania, ma a Palermo nel letto poi no cagni che sta rosso di cacocio, la rimincia una pai mezza una canno alla casa. Uguale. Ma flammi tutti queste cose tu. Dove? È vero. È una cosa pazzesca. E poi siete mai stati dentro il bagno dell'aereo? Sì. Io ci vado raramente, ma lo faccio per rispetto nei confronti di chi quel giorno ha deciso di non partire. Quelli che sono rimasti a terra. Perché l'aereo vola e le cose carino. Dice, ma sulla nave non lo so, siamo a largo, il mare si mangia tutto, noi arriviamo, ci pensiamo e ce lo scordiamo. E non c'è, non sa, pappa c'è piede. Ma nell'aereo sa pinto. Dice, ma non lo so. Certo è che a certe volte, giornate di sole e sbrizia. Stiamo attenti. Allora tu che fai? Apri la porta del bagno dell'aereo, infilo il piede, infilo il braccio, tipo che lavo il braccio, ta! Cioè sì, e no, io vi appisciare, aspetta. Certo, il bagno è là dietro. Perché stai così, capito? La tazza è lì. E te. E vai nei piedi di petto. E tu vuoi lavare le mani. Sì. E trovi una specie di rinaleggio con un beccuccio e un pulsante. Se lo pingi, esce l'acqua. Levi il dito, l'acqua. Metto il dito, l'acqua ne esce. Levo il dito, non esce. Come fai a lavare di mano? Si è sempre detto che una mano lava l'auccia. Chi te lava prima, seconda, ci metto a bere, come fai? E poi c'è pure il pulsante dell'acqua calda. E allora tu picci il pulsante dell'acqua fredda, picci il pulsante dell'acqua calda. E dopo mezz'ora dice, ma sa se è tiepida.